Ora che abbiamo visto come è nato il Sole e come si è evoluto nel corso di questi ultimi 5 miliardi di anni e come probabilmente finirà tra altrettanti miliardi di anni, vediamo adesso come è costituito il Sole, cioè studiamo le caratteristiche fisiche del Sole, partendo appunto dal centro verso la periferia. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il Sole è praticamente una sfera quasi perfetta, perché in natura è difficile trovare degli oggetti che abbiano una sfericità paragonabile a quella del Sole. Infatti i recenti risultati che ha mostrato la sonda spaziale Solar Dynamic Observatory ha determinato lo schiacciamento solare, vale a dire di quanto è schiacciato il Sole ai poli rispetto all'equatore. Ebbene, questo schiacciamento corrisponde a 17 milionesimi di parti, vale a dire che se noi intendiamo come schiacciamento la differenza tra il raggio equatoriale del Sole meno il raggio polare fratto il raggio equatoriale, ecco che questa quantità corrisponde in proporzione a 17 milionesimi. Quindi se noi effettuiamo un semplice calcolo assumendo che il raggio equatoriale del Sole sia di circa 695.500 km, lo moltiplichiamo per 17, lo dividiamo per 1 milione, otteniamo un valore più o meno di circa 11,8 km. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che il Sole su un raggio equatoriale di circa 700.000 km mostra uno schiacciamento polare del suo raggio di appena circa 12 km, che è una quantità veramente piccola. A questo proposito ne approfitto per correggere un errore di distrazione che ho commesso nel rispondere ad un amico che mi chiedeva quanto fosse schiacciato il Sole. Io su YouTube nel commento ho riportato la risposta, che è praticamente corretta ed è identica a quella che vedete espressa in questa lavagna, però invece di dire che erano 17 parti su un milione ho detto che era una parte su 17 milioni, quindi il concetto è un pochettino diverso, però i conti l'ho fatti prendendo effettivamente questi valori, cioè 17 milionesimi, cioè 17 diviso un milione, che dà appunto uno schiacciamento di circa 12 km. Bene, detto questo, vediamo di capire anche perché il Sole ha una struttura così sferica e non è praticamente schiacciato. La causa di questa perfezione geometrica dipende dal fatto che il Sole ha una rotazione assiale molto lenta, quindi essendo un corpo non solido, quindi gassoso, posti in rotazione, necessariamente questo corpo dovrebbe tendere a schiacciarsi, come avviene ad esempio per il pianeta Giove, che essendo un pianeta, chiamiamolo così, liquido ed essendo dotato di una forte velocità di rotazione assiale, perché ricordiamo che Giove ruota attorno al proprio asse in una decina di ore. Quindi in questo caso si nota effettivamente uno schiacciamento, perché l'enorme forza centrifuga che si verifica a livello equatoriale tende a dilatare il diametro equatoriale e a schiacciare il diametro polare. Mentre nel Sole, avendo una rotazione molto lenta, perché come sappiamo il periodo di rotazione medio del Sole intorno all'equatore è di circa 27-28 giorni, per cui è una rotazione lenta, e di conseguenza si crea una forza centrifuga che è molto bassa rispetto alla forza di gravità esercitata dal Sole stesso su tutto il gas circostante. Quindi, per effetto di questa ragione, il Sole è praticamente una sfera quasi perfetta. Abbiamo detto che il periodo di rotazione assiale del Sole è un periodo abbastanza lento. Vediamolo un pochettino più in dettaglio. Allora, dobbiamo dire che il Sole, proprio perché è un'enorme palla di gas che ruotano intorno ad un asse centrale,
Questa palla mostra dei periodi di rotazione assiale che sono variabili a seconda della distanza delle zone che prendiamo dall'equatore fino ai poli solari. E infatti qui vediamo riportato questo valore, cioè che all'equatore il periodo di rotazione assiale del Sole è di 25,38 giorni, mentre ai poli il periodo è decisamente più lungo, di circa 35 giorni. Però, ben inteso, questi dati che ho riferito sono dei dati riferiti alla rotazione assiale, come se noi osservassimo il Sole stando fuori nello spazio e non stando sulla Terra. E quindi questo sarebbe a significare che questi periodi sono determinati sulla base di una rotazione assiale esattamente di 360 gradi. Però noi non ci troviamo su di un punto fisso a guardare il Sole, ma ci troviamo sulla Terra che, come tutti quanti sappiamo, la Terra ruota, o meglio rivolve intorno al Sole. Ebbene, proprio per questa rivoluzione della Terra intorno al Sole, noi vediamo i periodi di rotazione assiale leggermente più lunghi, tant'è che il periodo che si osserva all'equatore solare non è di 25,38 giorni, ma è di quasi 28 giorni, 27,28 giorni. Questo proprio per il fatto perché noi ci spostiamo sulla nostra orbita intorno al Sole e di conseguenza allunghiamo il periodo di rotazione del Sole, per cui noi vediamo il Sole girare con una velocità angolare più lenta. Per ottenere questo dato, così giusto per sapere come si può ottenere questo valore, basta semplicemente fare 1 diviso 25,38 meno 1 diviso 365,25, che è praticamente il tempo che impiega la Terra a fare un giro intorno al Sole, e io ottengo un valore che è l'inverso di questo valore qua, che è quello che viene chiamato appunto periodo sinodico, mentre il periodo che effettivamente si osserverebbe dallo spazio sarebbe quello che va sotto il nome di periodo siderale. Quindi il periodo siderale 25,38, periodo sinodico, quello effettivamente osservato stando sulla Terra riferito all'equatore solare, è di 27 giorni e 28. Ora cerchiamo di vedere un pochettino in dettaglio come è costituito il Sole nel suo interno. Allora, c'è da dire che esiste una disciplina che si chiama la eliosismologia, che studia le onde di pressione che partono dall'interno del Sole e si propagano in superficie. Ebbene, da questi studi, come d'altra parte si effettua in sismologia sulla Terra, studiando le onde di pressione che generano i terremoti, ebbene, in base a questi tipi di studio, noi siamo in grado di capire all'incirca come è costituito il Sole nel suo interno. Allora, diciamo subito che il Sole è una palla che non ha, diciamo, dei confini proprio esatti, però in linea di principio noi possiamo dire che il limite del Sole visibile, quello che effettivamente poi noi vediamo con i nostri occhi, corrisponde ad una palla avente una dimensione di 695.500 km. E questo rappresenta il limite della fotosfera, cioè diciamo la parte che definisce i limiti pratici del Sole, perché poi il Sole, come vedremo, è costituito anche da altre parti che sono esterne alla fotosfera. Allora, qui in questo disegno, che ho impiegato un pochettino di tempo per realizzarlo, vediamo come è costituito il nostro Sole al suo interno. Ecco, qui ho definito questa zona, quindi una sezione del Sole, direi un ottante, io lo chiamerei un ottante perché sarebbe la ottava parte di questa sfera che vedete. Ecco, si vede praticamente come è fatto il Sole a partire dall'interno fino alla sua superficie. Allora, il Sole noi lo possiamo dividere in tante parti,
e le vedete citate con questi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6. A questi numeri corrispondono determinate zone del Sole. Allora, la prima zona è quella che si chiama nucleo, cioè che vedete disegnato in questa figura. Questo nucleo è, diciamo, la parte più centrale del Sole, e diciamo che all'interno di questo nucleo, che si estende per 0,2 raggi solari, quindi il 20% del raggio solare, costituisce il nucleo. In questo 20% di raggio solare abbiamo ben il 40% della massa, e dentro questa massa avvengono le reazioni nucleari. Ecco, qui bisogna dire che il nucleo è un oggetto molto denso, perché ha una densità pari a 150 tonnellate al metro cubo, vale a dire che ha una densità pari a 150 volte quella che ha l'acqua che beviamo noi qui sulla Terra. Le temperature che si verificano all'interno del nucleo del nostro Sole, quindi in questa palla molto piccola, costituita soltanto dal 20% della sfera che effettivamente noi vediamo, ecco, le temperature, dicevo, sono molto elevate, perché ai giorni nostri il nucleo del nostro Sole ha raggiunto delle temperature pari a 14-15 milioni di gradi, quindi sono delle temperature impensabili qui sulla Terra, e all'interno di questa palla così piccola noi abbiamo delle pressioni che sono pari a 500 miliardi di atmosfere terrestri, quindi dovete immaginare che in questo nocciolo centrale ci sono delle temperature spaventose, 15 milioni di gradi, e 500 miliardi di atmosfere, quindi 500 miliardi di volte la pressione atmosferica a cui noi siamo sottoposti. E in questa zona avvengono, come l'abbiamo visto nelle lezioni precedenti, le reazioni nucleari, che diciamo da circa 5 miliardi di anni stanno fondendo l'idrogeno in elio. E questa fusione nucleare chiaramente produce una quantità di energia notevole che viene emessa all'esterno. Infatti, qui si ha l'emissione di raggi gamma che in superficie si trasformano nel visibile, quindi dato che l'energia che viene emessa dal nucleo deve attraversare tutti questi altri strati, i raggi gamma vengono assorbiti e riemessi finché arrivano in superficie e sono praticamente osservabili nella lunghezza d'onda, appunto, del visibile. Dopo questa zona, che abbiamo detto essere il nucleo, il nocciolo centrale in cui si verificano appunto le reazioni di fusione nucleare, abbiamo una zona radiativa che va dai 0,2-0,7 raggi solari. Questa zona radiativa, che vedete qua disegnata in questa maniera, quindi arriva fino al 70% del raggio solare, questa è una zona che assorbe energia e la trasmette per irraggiamento, quindi questa è una zona chiamata zona radiativa. Però questo irraggiamento è un qualcosa che avviene in maniera molto lenta, e la radiazione che viene emessa viene continuamente assorbita e riemessa, quindi è un processo che dura parecchio tempo, perché la luce non arriva direttamente in superficie, ma subisce una serie di emissioni di assorbimento, quindi i fotoni vengono emessi e assorbiti continuamente, e quindi il tempo per poter arrivare in superficie è molto lungo. Tra la zona radiativa e la zona convettiva, che sarebbe subito quella successiva, ecco, diciamo che proprio al limite di questa linea che sto facendovi vedere esiste la zona che io ho chiamato da 2 a 3, che è una zona di transizione. Comunque questa è una zona in cui si genera il campo magnetico del nostro Sole, qui funziona appunto come una dinamo.
Dopo di questo abbiamo la zona 3, la zona convettiva, cioè sarebbe questa parte che va dai 500.000 ai 700.000, quindi praticamente siamo quasi arrivati ai confini del nostro Sole visibile, perché abbiamo detto che il raggio del Sole è 695, qui 695.500, qui ho approssimato a circa 700.000 per semplicità. Quindi diciamo che ci sono 200.000 chilometri che rappresentano appunto la zona conventiva. In questa zona, nella zona 3, abbiamo delle temperature basse e il trasferimento di energia e calore avviene per moti convettivi. Quindi nella zona 2 abbiamo una zona radiativa, nella zona 3 abbiamo una zona convettiva, proprio perché le temperature sono basse e succede quello che io vi ho già accennato la volta scorsa: quando le temperature sono basse, come avere, diciamo, dell'acqua su una pentola che bolle, per cui ad un certo punto si formano delle bolle dal basso che salgono in superficie, queste emettono il calore, poi altro materiale freddo scende verso il centro, si riscalda e emette altre bolle. Ecco, questa è la fase convettiva del nostro Sole, che è in costante movimento, come ho scritto, infatti è un moto di up and down, su e giù, ed è questo che causa appunto la dinamo solare. Quindi tra la zona di transizione e questa zona convettiva si ha praticamente la realizzazione del campo magnetico del nostro Sole. Andando ancora avanti, andiamo nella zona 4, che rappresenta la fotosfera. Ecco, la fotosfera, vedete che è questo sottile strato che è immediatamente sotto alla superficie del nostro Sole. Questo è uno strato superficiale con dell'energia visibile, perché effettivamente noi siamo arrivati in superficie e le temperature sono decisamente più basse che rispetto al centro, perché qua abbiamo delle temperature superficiali di 5777 Kelvin, che è proprio la temperatura tipica superficiale del nostro Sole. In questa superficie si generano i flare, che sarebbero i brillamenti, e le macchie solari. Vedremo poi scusate, più avanti che cosa sono i flare e le macchie solari. Possiamo dire che qui la densità del gas presente sulla superficie del Sole è pari all'1% dell'atmosfera terrestre. Ha uno spessore che va dai 10 ai 100 km, quindi vedete che questa zona l'ho disegnata piccola, perché effettivamente è molto piccola, soltanto 10-100 km su circa 700.000 è una quantità molto piccola. Il Sole, visto in questa maniera, ci fa vedere che cosa? Che la parte centrale risulta più luminosa della parte periferica. Ecco, qui per farvi capire il concetto ho fatto questo piccolo disegno, in cui questo è il disco del Sole, questo, diciamo, è la parte più centrale del Sole, quindi a temperatura decisamente più alta. Ebbene, se noi guardiamo in questa direzione secondo la parte equatoriale del Sole, noi andremo a attraversare degli strati del Sole che sono via via più caldi, mentre se noi guardiamo invece i bordi del Sole, quindi sopra e sotto il Sole, ecco che noi attraverseremo degli strati che hanno delle temperature più basse, per cui la luminosità del Sole, se uno la va a considerare punto per punto, noi vedremo che cambia a seconda appunto della posizione. Quindi quando noi guardiamo al centro del Sole avremo una luminosità maggiore, quando noi guardiamo i bordi del Sole vedremo una luminosità inferiore. Chiaramente sono quantità non facilmente apprezzabili, anzi non apprezzabili ad occhio nudo, ma soltanto con strumentazioni apposite si riesce a mettere in evidenza questo. Questo fenomeno viene chiamato oscuramento al bordo ed è un fenomeno che si osserva anche nelle stelle.
Infatti, quando noi osserviamo una stella doppia ad eclisse, ad esempio, cioè quando una stella passa davanti a un'altra più grande, per esempio, noi vedremo che la curva di luce non si mantiene costante entro il tratto in cui la stella più piccola transita su quella più grande, ma si ha una variazione di luminosità che dipende appunto dall'oscuramento al bordo, perché quando la stella più piccola si trova sul bordo dell'altra stella, starà oscurando una zona che è meno luminosa. Quando invece si porta al centro della stella, oscurerà una zona più luminosa, e quindi il percorso all'interno della stella più grande, dal punto di vista luminoso, non sarà piatto ma sarà variabile. Detto questo, passiamo alla cromosfera. Ecco, però per parlare della cromosfera, che sarebbe poi la superficie che noi effettivamente osserviamo, che sarebbe il limite della fotosfera, quindi la superficie che noi vediamo, questa superficie che presenta una colorazione rossastra, presenta dei granuli, come vedete che ho rappresentato in questa figura, e quindi rappresenta questa parte che vedete così tutta tratteggiata. La cromosfera però è costituita da una fascia di minima temperatura che si aggira sui 4000 gradi Kelvin ed è spessa soltanto 500 km. Quindi sotto questa cromosfera c'è uno strato di transizione molto piccolo, che è spesso soltanto 500 km, e qui sono visibili le linee di assorbimento molecolare dell'ossido di carbonio e dell'acqua. La cromosfera si estende per 2000 km, quindi diciamo che ci sono 500 km di uno strato diciamo di transizione, e poi fino a 2000 km abbiamo la vera cromosfera. La cromosfera, come abbiamo detto, ha delle temperature che nella parte più interna stranamente sono basse, intorno ai 4000 gradi Kelvin, per salire fino ai 100.000 gradi Kelvin. Quindi questo è un po' un'anomalia, nel senso che uno si aspetterebbe che la temperatura, man mano che ci si sposta verso zone più esterne, tenda costantemente a diminuire, ma non è così, e lo vedremo anche successivamente. Questa è una fase di transizione in cui si osserva l'elio ionizzato, e a questo punto si osservano anche le spicole, che sarebbero queste leggere emissioni, eruzioni che si hanno sulla superficie della cromosfera, di cui ne parlerò poi successivamente più in dettaglio quando affronteremo le macchie solari, i flare e appunto le spicole o i filamenti. Quindi ci sono tutte queste particolarità del Sole che hanno delle caratteristiche ben precise. La colorazione, abbiamo detto, del Sole, quindi della superficie solare, è rossa, ed è emessa dall'idrogeno a queste temperature, a queste pressioni. Però il Sole non finisce qui, perché abbiamo ancora, diciamo a livello strutturale del Sole, quella che viene chiamata la corona. La corona rappresenterebbe questa zona che ho disegnato qui, diciamo concentrica alla superficie interna del Sole, che si estende per addirittura alcune decine di milioni di chilometri, ma si estende in maniera molto tenue. E la cosa strana della corona solare è che la sua temperatura, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ha una temperatura di 1 milione di gradi Kelvin. Quindi è una temperatura spaventosamente alta se la raffrontiamo alla temperatura che abbiamo sulla superficie del Sole, che è appena di 5777 gradi. Chiaramente questa temperatura va intesa non come la intendiamo noi qui sulla Terra, perché chiaramente questa corona solare è costituita da gas molto rarefatti. Infatti la densità che abbiamo
nella corona è di 10 alle 15 particelle per metro cubo, mentre l'atmosfera terrestre ne ha 10 alla 25 particelle per metro cubo. Quindi ha 10 ordini di grandezza più elevati la nostra atmosfera, quindi è estremamente densa, mentre qui la densità è estremamente bassa. Però la temperatura cinetica, cioè quella che praticamente crea il movimento e quindi l'urto delle particelle, le quali a loro volta generano appunto il calore, è paragonabile ad una temperatura di 1 milione di gradi Kelvin. Chiaramente se la densità fosse quella della Terra si avrebbe una temperatura effettivamente spaventosa. Però diciamo dal punto di vista del moto, quindi della velocità di queste particelle, sono particelle velocissime che creano appunto una temperatura equivalente di 1 milione di gradi Kelvin. E qui noi abbiamo dei fenomeni di tipo magnetico, degli anelli coronali ed altre cose. Ma tutte queste cose le vedremo nella prossima lezione.